miseria e nobiltà vuole spazzare via il vento della crisi contro la Caivanese. Dopo le ultime due sconfitte interne, di fronte si trova una compagine rigenerata dalla cura orefice. Andiamo a vedere le fasi salienti di un match deciso soltanto all'ultimo assalto. Qui il gol del vantaggio degli ospiti targato da Vascio al quinto minuto di gioco, sblocca subito il punteggio. L'iniziativa di Verdicchio, l'uscita e la parata all'estremo difensore, poi ancora il tentativo doppio di Verdicchio con il portiere della Caivanese, bravo tra i pali qui a salvarsi anche sul tapin successivo. Ci prova insistentemente in miseria e nobiltà, non riesce però ad andare al gol. Ancora un'iniziativa con il portiere parlato, bravissimo tra i pali. Qui l'iniziativa di D'Angelo che buca la difesa e firma l'1-1 al quindicesimo minuto. Un gol a liberazione, ma non finisce qua, perché attenzione, qui arriva il fallo, il tiro libero fallito, ma il tapin di Somaripa è vincente. Al diciannovesimo la Caivanese si riporta in vantaggio con il suo bomber. La reazione misera nobiltà ancora con questa conclusione, la parata di parlato, poi Somaripa si fa ipnotizzare sulla conclusione dall'uscita del bravo Farina. Ancora il tentativo qui del Caivanese, fermato la reazione misera nobiltà con la conclusione dalla distanza, e arriva il gol di Capobianco al 24esimo per il 2-2. Non sono finite le emozioni della prima frazione, qui ancora una parata dell'estremo difensore parlato, poi Caivanese in avanti in estremis con la risposta di Farina. Ancora Caivanese a cercare il gol del nuovo vantaggio con quest'altra iniziativa, la bella parata del portiere locale, risponde qui il misera nobiltà, fermato la ripartenza, attenzione all'uscita di Farina fuori area con le mani per l'arbitro, giustamente cartellino rosso ed espulsione per Farina, ed è anche l'opportunità per la Caivanese di trovare il gol del vantaggio sul calcio di rigore. Lo va a trasformare così Somaripa in chiusura di primo tempo, nuovamente la Caivanese è in vantaggio sul 2-3. Con le immagini andiamo alla ripresa, una ripresa sempre combattuta con la Caivanese che non riesce a trovare il gol per ristabilire nuovamente le distanze. Arriva invece il pareggio di Cutillo, quello del 3-3, e la Caivanese rischia qui ancora sulla iniziativa di D'Angelo, ci prova qui, chiede il calcio di rigore, forse c'è un intervento con una mano anche se attaccata al corpo, il palo esterno colpita dalla Caivanese. Ancora l'iniziativa degli ospiti con questa conclusione al volo, poi misera nobiltà con la clamorosa palla gola fallita da Verdicchio, la parata di parlato, ancora il tentativo di misera nobiltà che spinge sull'acceleratore nei minuti conclusivi a cercare il gol della vittoria. Il tentativo della Caivanese qui con questa conclusione, la grande parata di Vico che si distende in tuffo, poi la conclusione di Capobianco, ancora misera nobiltà in avanti nei secondi finali, ci prova nuovamente Capobianco, si libera per la conclusione, il passaggio di ritorno, il salvataggio sulla linea, chiede il rigore ma non c'è perché la mano è attaccata al corpo. Ancora il tentativo di misera nobiltà con il destro di Capobianco quando il cronometro segna il 61esimo. Il gol della liberazione per il misera nobiltà, il gol del sorpasso, il gol del vantaggio, il gol dei tre punti con l'esplosione di gioia qui alla palestra Brancaccio. Non c'è più l'occasione per ritornare nel match della Caivanese, l'ultima chance ancora per il misera nobiltà con il salvataggio del portiere, finisce così con la vittoria dei casertani per 4-3.